no, tanto è inutile che c'è la regia che mi sta tentando di aiutare, forse ha fatto un po' peggio. Ok, comunque è così che sembra uscito da un film horror, comunque per fare la recensione barra opinione di Independence Day 2. Naturalmente ora avete sentito la sigla, quindi vabbè, non la devo lanciare, ma perché dico queste cose? Comunque questo film, già dico, è bello, è una cavolatona divertente. Ok, hanno ragione alcuni, non è ai livelli dell'originale, ma perché? Perché c'è troppa roba e perché da quello che si è visto alla fine del film poi c'è una cosa che veramente tutti quanti dicono fanno ricondurre a un altro prodotto di fantascienza di cui dirò solo le due iniziali dei due titoli, St, ecco, non diciamo altro, perché poi si offendono tutti. Almeno se vogliamo fare l'inquadratura oro, ah, così va bene, Independence Day, perché praticamente volevano farlo appunto questo sequel ed è venuto molto bene. Ok, diciamo che c'è troppa roba, c'è tanto fumo e un po' di arrosto, un bel po', però è troppo per il fumo che c'è, proprio te ne lascia tantissimo. Allora, sono tornati tantissimi, tra cui lo scienziato che moriva nel primo film, a cui hanno dato una spiegazione logica al fatto che non sia morto, e questa è una spiegazione logica. Poi Bill Pullman, tutti quanti. E qui abbiamo anche un'esplorazione sulla cultura degli alieni e sul cosa fanno, perché prima c'era scoprire cos'erano gli alieni e il primo contatto con gli alieni. Qui invece c'è solo l'esplorazione sulla cultura degli alieni, sul loro modo di fare, sul capire perché loro vogliano il nostro pianeta e perché lo vogliono distruggere. Si scoprono nuove cose che fanno rivalutare quasi il film precedente, ma non in peggio, anche in meglio. Comunque nel frattempo possiamo dire che è un bel film e ora magari vi lascio al pagellino. Voto regia 7, una regia discreta così, voto attori 6, insomma, sono bravi però alcuni, voto sceneggiatura 5, è una piccola eccezione ma vabbè, bisognava metterla perché è una cavolatona divertente, se eri veramente sincero dovevi mettergli almeno un'insufficienza. Voto colonna sonora 9, bellissima. Voto effetti 6, molto belli da vedere. Voto principale 6,6. Adesso vi do un salutone buggato a tutti.